Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più doppiaggio. Quest'oggi parliamo, dirò anche tutti i problemi che ha questa serie. Oggi è l'episodio capolavoro slittato per colpa degli Anelli del Potere, mannaggia a loro, pure gli episodi mi fanno slittare. Comunque, oggi parlerò di The Walking Dead e andiamo con la sigla. Allora, come sempre, io utilizzo tre punti di vista per giudicare le opere, cioè trama, personaggi e obiettivo. Partiamo con la trama. Trama è, in poche parole, apocalisse zombie mentre il nostro protagonista è in coma, quindi si risveglia dal coma e trova tutto già bello gabbiato. E poi va in giro, ritrova la moglie e il figlio, cerca di sopravvivere e la cosa va avanti per altre 11 fottute stagioni. E chi lo sa se ce ne sarà anche una dodicesima, visto che sono tipo 3 stagioni che dicono: oh, no, no, ma questa è l'ultima, è l'ultima. Poi invece ne fanno un'altra. La trama, appunto, è più o meno questa. Poi, naturalmente, ci avrà sempre più sfaccettature. Porta una marea di problemi e viene sviluppata molto bene, secondo me, per molte parti della serie. Perché dovrò fare distinzioni in base anche alle stagioni, in quanto è talmente andata avanti ormai che non è più la stessa cosa. E comunque piano piano si è evoluta in base al tempo che passa da dopo l'apocalisse. Per dirvi, ormai adesso i zombie manco servono più a un cazzo. Partendo dalla trama, secondo me in generale viene rispecchiata non in tutte le stagioni. Una che vi posso dire è che sicuramente chi l'ha guardata si è sfracassato i coglioni. Cioè, io per davvero la prenderei, la butterei nel cesso se non fosse che presenta dei personaggi da paura. Solo quella è l'unica cosa buona che hanno fatto, ma tipo alla fine. È la quarta stagione. La quarta stagione è una cazzata, ma una merda. Cioè, sono per davvero. Quanti erano 20? 20 puntate, una cosa del genere in cui non succede un cazzo di niente. Era mi pare pure la stagione con l'epidemia, quindi loro che devono salvare gente dall'epidemia e stanno dentro la prigione. Due palle così, cazzo. Capito? Oh, poi da dopo Negan in poi, quindi stiamo all'ottava, nona. Quindi le ultime due, tre pure secondo me sta calando un bel po'. Non mi sta piacendo chissà quanto, la sto continuando ormai per un fattore di affetto. Cioè, ho un affetto per questa serie e basta. Comunque, trama, quindi diciamo che in 7 su 11 viene rispettata molto bene. Quindi facciamo, appunto, siccome è un 7 su 11, 7 meno, che dovrebbe essere su 10. Personaggi, personaggi. Allora, purtroppo abbiamo detto addio a un sacco di personaggi che erano anche fatti bene in questa serie, visto che comunque si tratta di una serie apocalisse zombie, quindi muore la gente. Cioè, voglio dire, ci sono personaggi che non ti hanno dato neanche il tempo di esplorare all'inizio e sono morti un po' così, come una scorreggia. Poi ci sono personaggi che invece hanno portato per tipo una barca di tempo come se fossero co-protagonisti e muoiono come delle scorregge anche quelli e ti ci fanno piangere tanto, però ci sta comunque. L'hanno fatto abbastanza bene. C'ha senso perché comunque la trama parla anche di questo, quindi ci sta che muoiano anche i protagonisti. Quindi ok. E poi ci sono quei personaggi che cambiano idea ogni 20 anni, cioè ogni 20 secondi, tipo Carol. Cioè, Carol penso sia il personaggio che è sopravvissuto fino alla cazzo di undicesima fottuta cazzo di stagione e mi ha fatto veramente incazzare in un modo allucinante perché ogni stagione la pensa in un modo diverso. Ogni cazzo di stagione. Minchia, cioè non si riesce a stare appresso a questo cazzo di personaggio. Poi purtroppo sì, ci sono un sacco di personaggi inutili che hanno messo solamente per l'inclusività anche qui nelle ultime 4 stagioni, tipo. E poi ci sono anche personaggi inutili che vengono presentati puntualmente per farteli morire 3 puntate dopo essere stati presentati, perché se no muore troppa gente, mi pare giusto.
Però cazzo, esplorameli di più, fammici arrivare, non presentarmeli così a cazzo, mi dici il nome e 2 puntate dopo muore, sti cazzi, allora non me ne sbatte una sega della sua storia perché non la so. E quindi purtroppo a livello di personaggi è un po' così cos'ha. Il mio personaggio preferito è Daryl, lo dico perché lo amo, so che non esiste nel fumetto, ma non me ne sbatte una sega, è fighissimo. E purtroppo ultimamente è diventato un po' un coglione invece, un po' un nullafacente, inutile che fa il duro solamente ogni tanto per ricordarti che lui è uno duro, è uno fico e basta. Rick, sinceramente, spoiler per chi ancora non l'ha vista, passate avanti tipo 15 secondi, vende. Rick dalla nona, mi pare, non c'è più. Quando cazzo torna non si sa se torna, boh, vabbè, comunque. Sta cosa mi fa rodere il culo, l'hanno voluta fare e neanche hanno imparato da Vikings che puntualmente infatti dove muore il protagonista principale va a finire che da dopo quel punto la serie è una merda, parlerò anche di quello. Non mi sembra di voler parlare di altri personaggi tranne forse Negan che è un personaggio invece fatto proprio, mamma mia, fantastico, bellissimo. Maggie è una cogliona, un 6 spuzzolente proprio, giusto per non dargli né un voto positivo né uno negativo, la sufficienza. Obiettivo qui posso essere un po' più buono, in quanto volevano portare un prodotto sugli zombie, che comunque vengono giudicati e non so perché, visto che io amo le cose fatte con gli zombie, cazzo. Certo sì, ci sono alcuni film degli zombie che fanno cagare al cazzo perché hanno un budget di merda, ma sicuramente hanno una trama più presente degli Anelli del Potere. L'obiettivo era portare una serie sugli zombie che ti appassionasse e portarla avanti tanto tempo, quindi sicuramente ci sono riusciti alla grande su questo. C'ha degli alti e bassi, non è una merda anche quando c'ha gli bassi, tranne la quarta stagione. Tutto sommato, quindi alla fine come obiettivo, secondo me posso dargli anche un voto alto, ti è un 9. Secondo me sì, se lo merita. Quindi abbiamo detto voto finale 7 ci sta. Mi dispiace anche di aver dato un voto così basso per colpa magari appunto di delle cose fatte in alcune stagioni. Comunque soggettivamente ve la consiglio tantissimo. Oggettivamente, se vi piacciono gli zombie, guardatela. Se non ci avete voglia di stargli appresso, purtroppo mi dispiace tanto, ma posso dire che può essere tralasciata. E per me fa tanto male, visto che è la mia preferita, lo dico. Ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di The Walking Dead.